Ciao a tutti, dunque benvenuti al terzo appuntamento con la rubrica Andiamo al cinema, che sembra una cosa che sa che in realtà si sparano le solite cagate. Però prima devo salutare Valeria. Ciao Valeria, ci scontriamo sempre su quiz. Come si chiama più? Quiz duello, ecco, non mi ricordavo. E quindi ciao. Bene, cominciamo. Sigla! Allora, oggi vorrei parlarvi dei film di commedia. Dunque, io sono un po' particolare e non riesco neanche a darmi tanto una spiegazione, perché ci sono film che mi fanno sbellicare dalle risate, film che mi fanno schifo e mi fanno anche abbastanza innervosire. Tipo i film di Ben Stiller o i vari Ace Ventura così, mi fanno schifo, cioè mi innervosiscono. Vabbè, Ace Ventura, Jim Carrey, perché fa tutte quelle facce, crede di far ridere con le facce, e a me, voglio dire, o fa ridere, non mi piace, chi è troppo caricato non mi piace. Ben Stiller invece, al contrario, ci crede realmente, lui crede proprio di riuscire a far ridere, in realtà a me no, ma non so spiegarmi tanto questa differenza. Comunque a me piacciono i film volutamente di commedia, cioè che si prendono per il culo un po' da soli, non so se mi avete capito. Vabbè, insomma, comincio con una lista di film, ce ne sono tantissimi stavolta. Quindi procederò un po' più velocemente. Allora, Men in Black 2. A me piacciono tutti, sia il primo che il secondo che il terzo. Ma il secondo lo trovo particolarmente comico. Non so perché, ma mi piace molto, mi fa abbastanza ridere. Quindi questo, guardatelo. Poi, Miss Detective. Io, vabbè, adoro Sandra Bullock, è in assoluto la mia attrice preferita. La trovo bravissima, molto espressiva e di una bellezza disarmante. Comunque. Miss Detective, cioè sia il primo che il secondo. Il secondo è un po' lì, come tutti i sequel, no? Ma il primo è assolutamente bellissimo. Lei è proprio la faccia da commedia, ti fa ridere solo con l'espressione che fa. Comunque va assolutamente guardato. Poi Robin Hood, un uomo in calzamaglia, questa è di una stupidità epocale. Però sono coscienti di fare una cosa stupida. Quindi ti fa ridere perché non si prendono sul serio, cioè palesemente è una stupidata e fa davvero, davvero, davvero ridere. Guardatelo. Poi, La fabbrica di cioccolato. Qui uno può dire, ma è fantasia, misto a drammaticità un po'. A me fa ridere. Cioè, io la trovo pressoché una commedia molto bella, oltretutto. A me piace un casino sto film, però la trovo una commedia. Quindi guardate La fabbrica di cioccolato. Il Guru, che oltretutto ha una colonna sonora della Madonna, bellissima. Ecco, questo è davvero una stupidata. Un po' come Robin Hood, un uomo in calzamaglia, cioè sanno di fare una stupidata e quindi ti fa davvero ridere. Guardatelo, perché poi a chi piace, che poi non è un vero e proprio musical, però a chi piace anche un po' il musical, è un po' Bollywood questo, ecco, un po' stile Bollywood, però. Non tipo Amori e pregiudizi, che è un film di una scenità allucinante. E questo è proprio carino, guardatelo. Vabbè, classico Mrs. Doubtfire. Non devo dire nient'altro. Carino, Robin Williams recita da Dio, anche lui. È un filmetto proprio così per famiglie, però è molto molto carino. Poi, mi è uscito un bambino prima, non so se si è visto. La rivincita delle bionde, anche questo è carino. Reese Witherspoon è un filmetto anche questo proprio per tutta la famiglia. C'è lei che è una viziata allucinante che però per amore decide di entrare ad Harvard, Harvard, vabbè, e fa di tutto per poterci entrare. Poi una volta lì si scopre anche un altro lato di lei e vabbè. Il club delle prime mogli. Io adoro tutte e tre queste attrici, quindi Goldie Hawn, Bette Midler e Diane Keaton. Io adoro tutte e tre queste attrici, in particolar modo Goldie Hawn è fantastica, delle commedie soprattutto. E questo film è bellissimo, cioè questo film è davvero storico, dovete assolutamente vederlo perché c'ha da ridere, c'ha davvero da ridere. Charlie's Angels. Questo è il secondo, quindi più che mai, Charlie's Angels più che mai. C'è anche il primo, ecco, questo è una commedia, cioè c'è l'azione, sì, tutto quello che vuoi, ma è per esempio una commedia. Cioè qui ci sono dei.
ti fa ridere, non lo si può prendere sul serio un film così perché ci sono delle cose assolutamente surreali, però fa ridere, guardate anche questo. Tutto può succedere, con Diane Keaton, appunto, Jack Nicholson e Keanu Reeves. Questo è divertentissimo, è tutto basato in realtà su intrecci di storie amorose, no? Che come sapete a me non piace tantissimo, ma questo qui in chiave comica. Ma ti fa davvero, davvero tanto ridere. Oltretutto dura un casino come film, dura tipo 2 ore. Però ti passano perché è proprio molto, molto carino e divertente. Guardatelo. La cosa più dolce, ecco, questo è l'emblema della stupidità. Però è molto, molto divertente. Ci sono queste tre ragazze qui che non vogliono prendere la vita sul serio, vogliono solo divertirsi, quindi succedono una serie di cose, di cavolate. Molto ridere. Guardate anche questo. Vabbè, Sister Act 1 e 2. Chi è che non l'ha visto, chi è che non sa di che cosa parla, va visto. Il primo, devo dire, fa molto più ridere rispetto al secondo, eh. Il secondo trattano temi anche un po' più sociali, quindi si prende un po' più sul serio. Però è sempre in chiave comica. Quindi, se non l'avete ancora visto, ci siamo capiti. Poi, ah ecco, vedi, questo è Mr. Tactile, il secondo, sì, l'ho messo lì. Però guardate anche questo. Poi, 2 Week Notice, sempre con Sandra Bullock oltretutto. Questo è davvero bellissimo. Cioè, fa proprio ridere. Oltretutto, negli inserti speciali del DVD ci sono anche i bloopers, quindi gli errori. Io adoro vedere gli errori degli attori in generale, mi fa proprio ridere. Comunque, è davvero molto carino, guardatelo. Poi, allora, Goldie Hawn. Soldato Giulia agli ordini. È davvero carinissimo. Il mio gatto intanto sta miagolando. È vecchio, è come film, perché è del 1980. Però lei ha una comicità, ha delle espressioni fantastiche, quindi va visto anche questo, è molto comico. Qui cade tutto. Allora, poi, sempre Goldie Hawn. Moglie a sorpresa. È davvero divertentissimo, guardatelo, non vi anticipo nulla. Ricatto d'amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. È davvero carinissimo, questo è abbastanza nuovo come film, sarà del 2011, mi sembra. Ed è una commediola anche qui per tutta la famiglia. C'è lei che è un capo, non mi ricordo bene di che cosa si occupi lei, comunque è un capo di quelli proprio dittatori, no? Che tutti quanti devono fare quello che dice lei. E solo che è una clandestina e quindi obbliga praticamente lui, che in realtà ha la cittadinanza, a sposare lei. E qui, vabbè, ci sono una serie poi di cose, lei deve conoscere la famiglia di lui in Alaska, è molto molto divertente. Ultimi due, sempre di Goldie Hawn, perché mi piacciono, questa è Goldie Hawn e Mel Gibson, due nel mirino. Qui c'è l'azione, c'è parecchia azione, ma è comico, cioè no, è proprio palesemente una commedia, davvero carina, anche questo è abbastanza vecchiotto, eh. Non c'è scritta la data, vabbè, comunque guardatelo, molto carino. E poi, Una coppia alla deriva, questo film ha segnato la mia infanzia, cioè io me lo guardavo sempre, è dell'87. Bellissimo, io avrò bruciato quella videocassetta perché l'avevo registrato dalla televisione, me lo sarò guardato davvero 1000 volte, è davvero bellissimo, guardatelo perché merita. Basta, questa è la sezione commedia, in realtà ce ne sono tanti altri, anche ultimamente è uscito uno con Sandra Bullock, Corpo da reato, che è bellissimo, cioè è davvero divertentissimo, ma poi ce ne sono un'infinità, io adesso ho preso i DVD che ho, perché cioè, ce ne sarebbero davvero un'infinità, ma dovrei cercare tutti su internet e segnarmi i titoli. Però insomma, più o meno si conoscono, no? I film di commedia. Comunque, basta, direi che questo terzo appuntamento finisce qui. Ciao!